Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Simone e oggi vi spiegherò il perché ultimamente non sto facendo video. Allora, come ben sapete, quest'anno è stato un anno molto particolare, no? Soprattutto anche per il fatto del lockdown. Quindi diciamo che una volta raggiunta l'estate, non è che non avessi più voglia di pubblicare video, anzi, ci pensavo sempre e volevo fare video, ma ho preferito in realtà uscire un po' più di casa quando ne avevo tempo, no? Quindi una volta che è arrivata l'estate ho sentito, diciamo, l'esigenza di uscire un pochino di più, stare un po' più all'aria aperta e di conseguenza il tempo per fare video era sempre meno. Però ci pensavo sempre, avevo sempre voglia comunque di fare video, ma mi mancava proprio il tempo materiale. Quindi ho deciso di prendere un pochino di pausa, farne un pochino di meno i video, ma evitare di fare tutto di corsa e pubblicare video solo perché dovevo. Cioè, diciamo che io pubblico video perché mi piace farlo, mi piace pubblicarli e condividerle con voi. Ma quindi la domanda sorge spontanea, no? Ma Simone, ma cosa vuoi fare? Continuerai a fare video? Smetterai? Non ti farai più vedere? Oh, certo che continuo. Anche perché se un giorno non dovessi continuare, per qualunque ragione, ve lo direi comunque prima. Non è che smetto di botto, non mi faccio più vedere. No. Ma non è che in questo mesetto di ferie da YouTube ho chiuso tutto, non ho più pensato a niente. Anzi, è il contrario. Ho riflettuto molto sul canale e soprattutto su quello che chiedete voi, sulle cose, sulle vostre richieste, su quello che mi scrivete. Quindi ci saranno molte novità e una ve la faccio vedere anche oggi. Eccoci qua alla novità, anzi alla super novità di questo canale. Tempo fa infatti ho deciso di addobbare questa stanza con due librerie che vedete alle mie spalle. E questo soprattutto per rispondere ad una domanda che mi fate spesso, ma veramente tanto spesso. Simone, ma quanti cubi hai? Beh, in realtà non lo so neanche io, non li ho mai contati, ve lo prometto, ma da ora in poi le cose cambieranno. Infatti, da ora in poi quando recensirò un cubo, lo andrò a sistemare direttamente qua dietro, in modo tale che insieme possiamo tener conto via via dei cubi che ho, insomma, di quanto ne sono malato. Non vi ho detto niente fino adesso perché volevo appunto che fosse una sorpresa, una sorpresona, e infatti nessuno lo sa, tranne adesso ovviamente che sappiamo tutti, quelli che mi seguono ovviamente, quelli che non mi seguono non lo sanno, e anche se per il momento può sembrare un pochino triste perché è tutto vuoto dietro, può essere un pochino brutto, lo so, ma vi piaceva riempirla insieme a voi, perché sennò se faccio tutto da solo poi mi annoio, poi non so che fare, insomma, meglio se si fa insieme. Quindi non perdiamo altro tempo e riempiamola subito. Visto che oggi non ho recensito nessun cubo, comunque per oggi è un bonus e ci metterò i cubi dell'ultimo mesetto, no? Quindi è vero, ho recensito pochi cubi, ma vabbè, meglio che niente, no? Nel penultimo video ho recensito, non so se vi ricordate, questo S-Cube con i centri strani, no? Quindi andrò direttamente a posizionare questo cubo qua dietro. Ora ecco, un altro dilemma è questo. Voi che fareste? Lo posizionereste direttamente così, ad esempio, quindi senza scatola e né niente? Oppure lo rimettereste nella confezione tranquillamente, bellino? Così, fatemi sapere qua sotto nei commenti come la pensate. Magari potrei fare anche un sondaggio su Instagram, potrebbe essere un'idea. Comunque fatemelo sapere qui sotto chi non ha Instagram, scrivetemelo. Perché di solito io tengo anche le confezioni di tutti i cubi, quindi se dovessi lasciarli senza scatole poi non saprei dove metterle. Quindi comunque valutate un po' queste cose e fatemelo sapere. Per il momento lo lascio così e continuiamo a riempirlo con i cubi che mi sono arrivati e che vi ho recensito nello scorso video, che sono il clock, quindi questo mettiamolo di qua, poi magari la posizione la cambio, insomma, anche in base a quello che mi dite voi. Poi avevo questo cubetto qua, questo lo mettiamo accanto per il momento, e poi l'altro cubo era questa palla, anche questa la andrò a posizionare qua. Spero che non rotoli, ma per il momento dovrebbe reggere. Quindi di qua ho un cubo con la scatola, di qua invece ho cubi senza scatola. Mi raccomando, fatemi sapere cosa ne pensate, se è meglio con la scatola o senza. E ultima cosa che vado ad aggiungere per riempirla per non farla completamente vuota. Ecco, sono molto legato a questo quadretto, o meglio, è un foglio, ma l'ho inquadrettato perché è abbastanza importante per me ed è la primissima gara che ho fatto con il cubo di Rubik. Quindi questa del febbraio 2009. Ci sono molto affezionato, quindi penso che andrò a posizionare, ad esempio, qua. Niente anche preciso. Che ne dite? Vi piace? Io spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!